La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di Prealpina.it. Apriamo con la cronaca. Momenti di paura e apprensione alla piscina Manara di Busto Arsizio, dove ieri 10 bambini, dopo essersi immersi nella vasca piccola, hanno lamentato bruciore agli occhi e sulla pelle. Due di loro sono finiti in ospedale. Il servizio di Francesco Inguscio. Ancora un episodio controverso alla piscina Manara di Busto Arsizio. Ieri pomeriggio una decina di bambini tra i 4 e i 6 anni di età sono usciti dalla vasca baby lamentando bruciore agli occhi e sulla pelle. Due di loro sono stati portati per controlli del caso al pronto soccorso. Nessuno di loro fortunatamente ha riportato conseguenze gravi, ma è facilmente comprensibile la preoccupazione dei genitori che hanno anche chiamato le forze dell'ordine. Sul posto è intervenuta la polizia locale. La probabile causa del problema è un malfunzionamento del rilevatore del pH, ma non è certamente il primo disservizio verificatosi alla Manara negli ultimi mesi, tanto che il comune, proprietario dell'impianto, ha già deciso di risolvere con 2 anni di anticipo il contratto col gestore Forus. La società spagnola dovrebbe comunque gestire la struttura fino al prossimo 31 maggio. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 22 anni di carcere inflitta dalla Corte d'Assise di Como a Marco Campanaro, il 38enne che il 25 luglio del 2022 uccise la compagna, la varesina Valentina Di Mauro, nella loro casa di Cadorago nel Comasco con 56 coltellate. Confermata anche la pena accessoria di 3 anni di permanenza in una casa di cura. In primo grado il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 15 anni di reclusione. L'imputato, che aveva impugnato la sentenza della Corte d'Assise, era stato dichiarato seminfermo di mente ma capace di stare in giudizio. La famiglia della vittima si è costituita parte civile. Incendio la notte scorsa a Luino. Le fiamme sono divampate all'interno di una palazzina di 3 piani. I particolari nel servizio di Massimiliano Martini. Notte di fiamme e paura quella scorsa a Luino. A causa di un guasto elettrico, probabilmente un cortocircuito, è divampato un incendio all'interno di un appartamento al secondo piano di un edificio di Via Verdi. Subito è partita la richiesta di aiuto e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco da Luino e Varese. Le squadre hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la palazzina di 3 piani. L'appartamento attaccato dalle fiamme al momento del rogo era vuoto e nessuno è rimasto ferito. Dopo i primi accertamenti è stata dichiarata l'inagibilità dell'abitazione. È stato un intervento singolare, quello compiuto questa mattina alla stazione ferroviaria di Sesto Calende dai vigili del fuoco che hanno salvato un cigno che era rimasto incastrato nella parte anteriore di un treno. La squadra, arrivata dal distaccamento di Somma Lombardo, ha prelevato l'animale e lo ha portato in salvo. L'operazione ha comportato pochi minuti di ritardo nella tabella di marcia del convoglio diretto a Milano. Ce ne siamo occupati ieri, torniamo anche oggi sul tour in provincia di Varese del sottosegretario regionale con delega sport e giovani Lara Magoni. Tra le tappe dell'intensa giornata, anche quella alla Camera di Commercio di Varese, dove è stata sottolineata l'importanza dello sport nella spinta al turismo. Marco Croci e Matteo Canevari dell'agenzia Blitz per le immagini. Un lungo tour all'ascolto dei territori, questo è l'obiettivo di Lara Magoni, sottosegretario regionale con delega allo sport, nel suo viaggio nelle province lombarde. Prima a Gavirate e poi nel capoluogo, il sottosegretario ha voluto conoscere i bisogni e progetti del mondo sportivo del Varesotto, un territorio che nello sport trova una leva per lo sviluppo, un valore aggiunto che realizza profitto, eventi che ne fanno conoscere il valore e la bellezza al di là dei confini provinciali. Ad attenderla ieri sera in Camera di Commercio una sessantina di rappresentanti del mondo sportivo. Ad affiancare Magoni nell'incontro varesino il vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino e il presidente della Commissione Welfare Emanuele Monti. Un incontro molto atteso soprattutto perché, come ha spiegato il presidente dell'ente camerale Mauro Vitiello, il Varesotto è un territorio che vive lo sport intensamente grazie alle 1.305 società sportive e alle 1.154 infrastrutture presenti in provincia. È stato inaugurato questa mattina in via Venio a Varese un nuovo polo culturale. Ce ne parla in questa intervista Antonio Bandirali del Circolo degli Artisti.
Oggi apriamo questa mostra che è l'inaugurazione di questa nuova sede della Viper dei dopo lavoro dei dipendenti. Per noi è un momento molto importante in quanto siamo i primi ad aprire il nuovo polo culturale nella città di Varese, un polo che sarà aperto anche ad altre iniziative culturali come la letteratura, la musica, alla poesia, eccetera, eccetera. E questo ci rende di orgoglio, perché il circolo nostro da quest'anno è intitolato a Giovanni Bagaini e a Giuseppe Montanari, nello spirito del 1920, dove il circolo era aperto a tutte le forme di espressive culturali varesine. Per cui sarà aperto anche il nostro, sarà aperto alla musica, alla letteratura, al cinema e alla poesia. Prosegue il Festival di Sanremo, prosegue l'impegno di Prealpina nel seguirlo sia sul quotidiano, sia su prealpina.it, sia sui nostri canali social. Oggi la 24enne cantante di Travedona, Monate Clara Soccini, ha ricevuto il premio Iannacci. In lizza c'erano i tre finalisti di Sanremo Giovani e stasera Clara vestirà i panni della presentatrice. Intanto la nostra inviata Laura De Fendi ha intervistato il compositore gallaratese Luca Chiaravalli, che in questo festival sta dirigendo Loredana Bertè e l'accoppiata Renga Neck. Ascoltiamo le sue parole. Maestro, allora innanzitutto grazie, perché immagino che sia stata una nottata complicata, perché sì, ma ci siamo esibiti tardi poi con Renga Neck, poi vabbè, appunto ho aspettato la classifica perché, e sono contento perché sapevo che la stampa aveva apprezzato il brano di Loredana, però insomma... Beh. Come l'avete vissuto, quell'uno là davanti? Ma in realtà ovviamente benissimo, ovvio che siamo scaramanti, cioè non è detta nulla, adesso parte la gara diciamo vera. Loredana che tra l'altro sarà a Varese il 15 di marzo, quindi adesso c'è un'attesa pazzesca, ma devo dire che tutto il territorio vi sta seguendo con molta attenzione. Come vivete anche questa vicinanza, questa attenzione mediatica, e sono qui tutti a fare il tifo? Tu parli della mia... Sì, nel Varesotto. Ma cioè, sicuramente in tutti questi anni mi avete sempre supportato, soprattutto anche la Prealpina, no? Alla fine mi avete sempre supportato e poi si è creato comunque un bel, adesso siamo proprio un bel team, no? C'è Andrea Bonomo, con cui lavoro da anni, Gigi Fazio, che è di Busto Arsizio, di origine, insomma, adesso magari trovo qualcuno, però si è creata una bella dimensione lì nel Varesotto a livello artistico. Siamo allo sport, pallacanestro. Il successo ottenuto ieri sera in Romania ha permesso alla pallacanestro varese di accedere ai quarti di finale di FIBA Europe Cup. Scopriamo chi sarà l'avversario dei biancorossi in questo servizio, realizzato da Giuseppe Sciascia. C'è il Nymburk sulla strada europea dell'Italium, che si è guadagnata con il raid di Oradea il passaggio al terzo turno alla FIBA Europe Cup. 103-96 il successo dei biancorossi nel vero spareggio sul campo dei romeni, anche a meno 16 nel secondo quarto, poi il cambio di passo difensivo per una Varese che è riuscita a svoltare nel momento in cui ha difeso, o meglio il suo pitturato, è riuscita a correre accendendo la macchina nelle trippe in un secondo tempo a 60 punti, di cui 39 nel terzo quarto. Una landa annata, 29 punti e 5 assist, ha permesso a Varese di interrompere la bilistriccia negativa di due turni tra Leiden e Trento e guardare con fiducia al match casalingo di domenica contro Pesaro, un vero e proprio spareggio salvezza. Durante la pausa si studierà con attenzione il mercato in cerca del rinforzo nello spot di Alaforte e si affronterà proprio la formazione cieca guidata dal coach italiano ex assistente di Stefano Pilastrini a Treviso nel doppio turno con andata il 6 marzo a Masnago e ritorno il 13 in Repubblica Ceca. Ed ora andiamo a scoprire alcuni dei temi principali che troverete sulla Prealpina in edicola domani. Ce ne parla Massimiliano Martini. Si va verso il gran finale di Sanremo e domani la Prealpina dedica 3 pagine all'evento con le pagelle e i pronostici dei nostri giornalisti. Chi vincerà la 74esima edizione del festival? Provate a indovinare con noi. Cerchi lavoro? Prealpina ti dà una mano. Domani infatti 5 pagine sono dedicate ai centri per l'impiego.
Per gli appassionati di basket, il giornale di domani non è da perdere perché ci sono tutte le anticipazioni sul nuovo assetto della pallacanestro varese con alcune sorprese. E poi la notizia della cittadinanza onoraria di Somma Lombardo a Jacques Villeneuve, un campione che ha trovato casa in provincia di Varese. Bene, è tutto, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con il TG di Prealpina.it si rinnova domani alle 19. Buona serata.